Direttore, prima di parlare del Bari parliamo un po' di lei. Lei è romano, ma per chi tifa? Per la Roma o per la Lazio? Questa è una domanda molto cattiva. Ma logicamente sono stato 19 anni a Roma, credo di non può essere dimenticato una militanza così lunga. E quindi ci sarebbe stato conflitto di interessi qualora avesse accettato l'invito di Lotito? Ma io con Lotito non nego che ho parlato ieri, ma ho parlato di mercato in generale. Io continuo col Bari, sto bene al Bari, ho scelto il Bari, mi trovo bene a Bari e proseguo nel Bari. Allora, vogliamo dare davanti alle telecamere di Telenorba l'ufficialità di Levezze? Mi piacerebbe. Lui è d'accordo con noi che nel caso dovessimo trovare rapporto con un'altra società è ben felice di venire da noi. Quindi manca soltanto l'ufficializzazione, come per altri giocatori, per i quali ci sono un po' gli stessi problemi, risoluzione con proprietà ed altro, però credo che stiamo lavorando bene e Masiello, con grande sacrificio economico da parte del Bari, rimane al Bari. Galasso ha rinnovato, rimane al Bari, con Marchese stiamo parlando e vediamo se c'è l'opportunità nell'operazione Belmonte, bene. Se no avremo un altro terzino, perché non dimentichiamo che abbiamo anche Anaclerio, avvantaggiato un patrimonio tecnico che noi difenderemo fino all'ultimo secondo nella comproprietà. Poi l'atteggiamento gli ha fatto assumere il suo procuratore, fa parte di un aspetto professionale che io mi sento di censurare.